Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi è giorno di Book Tag, quindi quello che vi propongo oggi, ovviamente sempre a tema natalizio, è il Festive Christmas Book Tag. Cominciamo! Domanda 1. Con quale famiglia letteraria vorresti passare la cena di Natale? Qui la risposta mi è venuta subito automatica. Assolutamente la famiglia Weasley. Sarebbe bellissimo poter passare il giorno di Natale con questa splendida famiglia, così numerosa, così affiatata. So che ci sarebbero tante risate, tante cose buone da mangiare e sarebbe un Natale all'insegna della semplicità. Anche lo scambio di doni sarebbe qualcosa di meraviglioso perché tutti i regali sarebbero molto semplici, magari fatti a mano o comunque poco cari, ma fatti con il cuore, quindi sicuramente sarebbe un Natale splendido. Seconda domanda, un oggetto che ti piacerebbe ricevere come regalo? Allora, in questo caso ho deciso di nominarvi una cosa che è da un po' di tempo che vorrei comprare, ma ancora non ho trovato il momento giusto per farlo, ovvero vi lascio magari qualche foto che la trovo su Amazon. Mi piacerebbe ricevere un tavolino di quelli da poter accostare al divano. Questo non solo perché a volte mi capita di, magari sono sola e vorrei cenare davanti alla televisione sul divano dove ho anche Sky per l'appunto, quindi insomma mi piacerebbe poterlo fare, ma in realtà è soprattutto perché ci sono dei pomeriggi, soprattutto in inverno, in cui mi piace leggere mentre bevo una tazza di tè. Mi piace leggere sul divano, lo preferisco alla sedia rigida della cucina, però allo stesso tempo se ho la tazza di tè in mano ho sempre le mani un po' occupate perché o tengo la tazza o giro le pagine del libro, quindi insomma mi torna un po' scomodo. Poi non la posso appoggiare perché se l'appoggio sul cuscino del divano per l'appunto basta un movimento e dato che io sono sbadata può succedere, oppure il cane che sale sul divano e mi si rovescia tutto. E quindi perché no, un tavolino del genere potrebbe sicuramente essere d'aiuto in queste situazioni e mi piacerebbe riceverlo. Domanda 3. Un personaggio letterario che pensi potrebbe essere un perfetto aiutante di Babbo Natale? Ho deciso di nominarvi Diane Rocher di Chocolat perché, come sapete, lei è una, non pasticcera, è una donna che lavora la cioccolata, ecco, quindi crea cioccolatini, torte, cioccolate calde e così via, utilizzando per l'appunto il cioccolato e il cacao. Penso che potrebbe essere una valida aiutante di Babbo Natale perché potrebbe creare tanti piccoli dolcetti da poter allegare ai regali che Babbo Natale poi porta ai vari bambini. Sicuramente sarebbero molto apprezzati sia da bambini che dagli adulti. Quarta domanda, abbina un libro a una canzone natalizia. Ho deciso di abbinare la canzone Let It Snow a Nel bianco di Ken Follett. Ovviamente, come sapete, se si parla di neve, questo è il libro perfetto da abbinare a questa canzone. La vicenda si svolge tutta all'interno di una casa che è rimasta isolata a causa di una tormenta di neve. È un libro di quelli che si leggono tutti in un fiato, sembra di guardare un film e ci fanno soprattutto rimanere col fiato sospeso per tutto il tempo, perché sicuramente in questo caso la neve, nonostante per me sia fantastica, in questo caso vediamo il suo lato negativo. Quindi comunque è tutto immerso nel bianco e la canzone Let It Snow sicuramente è perfetta. Domanda 5. Un libro o un personaggio che ti ha deluso e che per questo inseriresti nella lista dei cattivi? Allora, c'è un personaggio dei vari libri che ho letto che, nonostante sia appunto una protagonista, in realtà io l'odio. Sto parlando di Lila, dell'Amica Geniale. Vi mostro il secondo volume, che poi è l'ultimo che ho letto, devo ancora leggere il terzo e il quarto, in cui Lila è particolarmente odiosa, quindi vi nomino questo proprio perché sicuramente la inserirei tra i personaggi, nella lista, ecco, dei bambini cattivi, e non le porterei nessun regalo fossi Babbo Natale. È un personaggio maligno, è una donna egoista, è cattiva nei confronti delle persone che le stanno intorno e a volte fa finta di nascondere dietro una totale ingenuità la sua in realtà completa consapevolezza di ciò che sta facendo e del male che sta procurando agli altri, specialmente a quella che lei definisce la sua migliore amica, che comunque viene definita tale fin dall'inizio della storia. Anche molti altri di voi mi hanno detto di averla detestata e anzi mi avete avvertita di prepararmi al terzo volume perché anche quello sarà bello tosto da questo punto di vista. Quindi sono pronta ad arrabbiarmi. Domanda 6.
Un libro o un personaggio che pensi meriti più amore, apprezzamento e meriti di essere inserito nella lista dei buoni. Beh, ragazzi, chi è che merita più apprezzamento e che deve essere invece inserito nella lista dei buoni? Chi può esserlo più di Piton? Piton è, durante tutti i libri della saga di Harry Potter, viene visto come un personaggio cattivo. Quindi un personaggio negativo, un personaggio egoista, un cospiratore, quindi... direi che tendenzialmente, insomma, ci verrebbe, se uno non conosce la storia, da inserirlo nella lista dei cattivi. Solo alla fine invece scopriamo quanto il suo cuore fosse buono, quanto le sue azioni fossero dettate da un amore incondizionato che non l'ha mai abbandonato per tutta la vita, quindi poi alla fine ci dovremmo ricredere e inserirlo nella lista dei buoni. Domanda 7. Rosso, oro e verde, un libro la cui copertina ricorda il Natale. L'unico libro che avevo con questi colori è l'ultima volta che l'ho vista, di Charlotte Link. Charlotte Link è un'autrice bravissima che scrive gialli e molto molto accattivanti, molto, che vi sapranno sorprendere, quindi datele una possibilità perché è veramente brava. Non è che la copertina ricordi proprio il Natale, perché insomma questa gonnellina rosa non è proprio invernale, però insomma i colori, il rosso e il verde, c'erano, quindi vi nomino questo ed è diciamo l'occasione per consigliarvi anche un bel libro. Ultima domanda: un libro o una serie che ami così tanto da volerlo far trovare sotto l'albero di Natale di tutti, in modo che possano leggerlo e amarlo anche loro. Non è semplice rispondere a questa domanda, perché non è semplice per l'appunto trovare un libro che si pensa possa piacere a tutti, però io decido di nominarvi comunque Ogni cosa alla sua stagione di Enzo Bianchi, che non ho qui con me perché è un libro della mia mamma e l'ho letto da lei. È un libro che, nonostante sia scritto da un priore, non è assolutamente di impronta prettamente religiosa, insomma, quindi potrebbe veramente essere indicato per tutti, ed è un libro che parla dell'infanzia dell'autore, parla della sua vita semplice all'interno di una famiglia povera, tendenzialmente, insomma, una famiglia di contadini che viveva in campagna, e parla del valorizzare le piccole cose, essere in grado di capire quando si è fortunati anche con poco. È uno di quei libri che si terminano con un senso di pace, ci si sente rinnovati, rinati, ecco, dopo la lettura di questo libro, quindi credo che potrebbe veramente piacere a tutti. Inoltre è un libro molto breve che si legge velocemente, quindi anche chi legge poco lo può apprezzare. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!